Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vado a recensire insieme a voi questo timer barra cronometro acquistato su Amazon ad un prezzo in offerta lampo di 11 euro, link in descrizione del prodotto, adesso lo trovate sui 15 euro, ma vi vado a dire perché l'ho acquistato. L'ho acquistato per attaccarlo sul mio rack metallico della mia home gym, perché questo qua c'ha anche delle diciamo calamite che mi consentono di farlo. Ideale anche per chi lo vuole usare in cucina, grazie appunto a queste calamite. Arriva anche con queste due mezze lune, sempre calamite, con sul retro l'adesivo 3M. Sono già andato ad applicarne un ulteriore qua su questa parte. Come vedete arriva con un libretto di istruzioni in varie lingue, ma vi spiego velocemente come funziona. Allora, semplicemente sul retro avete uno sportellino che vi consente di inserire tre pile AAA, quindi tre volte A, che non sono incluse. Io ho comprato quelle Amazon Basics perché veramente costano poco e mi permettono di ricaricarle. Ho comprato anche il caricatore, uscirà una recensione sul mio canale, quindi iscrivetevi. Qui abbiamo il tastino del volume, possiamo impostarlo su volume assente, medio o alto. Abbiamo lo speaker qua, appunto le calamite che ci permettono di attaccarlo, come dicevo prima, sia su superfici metalliche come forno, frigorifero, ma anche, come nel mio caso, nella barra del rack. Abbiamo poi un profilo in plastica argentata e qui la parte nera liscia, molto bello come design. Andiamo subito a vedere il funzionamento. Schiacciamo una volta. Come vedete adesso mi fa vedere il timer che avevo impostato precedentemente, 7 secondi. Dopo alcuni secondi che non si fa nulla va in stand by, quindi si spegne. Andiamo a schiacciare e se vogliamo far partire il timer schiacciamo una volta. Come vedete conto la rovescia, dopo 3 secondi si attutisce la luminosità e poi suona. Adesso qua abbiamo un volume medio, vi faccio sentire la differenza, anzi questo era alto, vediamo di metterlo sul medio, questo è medio, ovviamente questo qua è silenzioso. Andiamo a metterlo su alto, quando volete stoppare schiacciate una volta e si rimposta a quanto era prima. Precedentemente non avevo messo 7 secondi come timer, ma avevo messo 10 secondi, soltanto che poi l'avevo stoppato sul 7, quindi c'è anche la possibilità di stoppare e farlo riprendere. Come vedete avvio, mi fermo sull'8, poi posso riprendere contro la rovescia. Ok, se vogliamo cambiare o azzerare basta tenere premuto per alcuni secondi fino a quando è tutto zero e giriamo la ghiera. Guardate che adesso vado a girare la ghiera, come vedete aumentano i secondi. Se volete girare i minuti potete andare piano piano così, oppure girare velocemente la ghiera e aumenterà velocissimamente i minuti, come vedete 18, 24 eccetera. Un'altra cosa che si può fare è usarlo anche come cronometro. Teniamo premuto per 4 secondi. Ok, e adesso basta che si schiaccia una sola volta e guardate, parte il cronometro. 3, 4, fino a 99 minuti, se non erro. Questo è il prodotto, ve lo consiglio, se riuscite anche voi a trovare l'offerta a tempo ancora meglio, però devo dire che è veramente bello e interessante e vi faccio vedere come lo vado a posizionare qui sul ferro del mio rack.